con la questione 63 valutiamo le cause delle virtù teologali, ma per definirne le cause è necessario riflettere un momentino sull'origine delle virtù in genere. E infatti nel primo articolo Tommaso si chiede se le nostre virtù sono innate. Guardate che stiamo ormai affrontando un aspetto che non è più teorico, ma quanto mai pratico, della vita dell'uomo. Sembra che alcune virtù siano innate. E qui abbiamo delle citazioni. Damasceno scrive: le virtù sono naturali ed esistono ugualmente in tutti, ma loro sono innate. E Sant'Antonio, parlando ai monaci, se il volere contrasta la natura, si ha il peccato. Se ne rispetta la condizione, si ha la virtù. Ma allora le virtù sono naturali, sono innate. Eraclos, in riferimento alla citazione del Vangelo, Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando, osserva: insegna le virtù naturali, cioè la castità, la giustizia, l'umiltà che l'uomo per natura possiede. Ma allora sono innate. Seconda obiezione. Notate che qui non abbiamo una risposta alle singole obiezioni, ma corrisponde, o Tommaso risponde a tutte e tre le obiezioni. Il bene della virtù consiste nell'essere conforme alla ragione, ma ciò che è conforme alla ragione è naturale per l'uomo, perché l'uomo si caratterizza proprio come animale ragionevole. Allora la virtù è innata, come la ragione è specifica della specie uomo. Si dice che è naturale quello che si trova in noi dalla nascita. Ora, in alcuni le virtù si trovano dalla nascita. Citazione di nuovo dalla Bibbia. Fin dalla mia infanzia crebbe insieme con me la compassione e dal seno di mia madre era uscita meco. Dunque, anche la compassione, nello specifico come tutte le altre virtù, sono innate. Cominciamo ad affrontare l'argomento con una breve sintesi, che fa riferimento ad una citazione di Dionigi. Su Dionigi: ciò che esiste nell'uomo per natura è comune a tutti gli uomini. È evidente, tutti gli uomini, a meno che ci siano delle complessioni organiche, per cui c'è chi non può deambulare, c'è chi non può ragionare, ma qui parliamo di malattie. Tutti gli uomini sono provvisti di ragione, tutti gli uomini sono provviste di volontà, tutti gli uomini sono provvisti di quei mezzi, quegli strumenti per poter mangiare, camminare, vedere, eccetera, no? E non viene sottratto dal peccato. È importante questo, eh? Sì, ma guardate che qui bisognerà poi approfondire l'argomento. Io ho le capacità raziocinanti, anche se pecco non vuol dire che queste però attenzione, fino a un certo punto, tuttavia, queste capacità raziocinanti non vengono meno. Io ho la capacità di deambulare, di muovermi, il peccato non toglie a me queste capacità, perché giustamente, come dice Dionigi, anche nei demoni rimangono i beni naturali. Infatti, quello che noi definiamo diavolo, l'artefice del male, continua ad essere intelligentissimo, di una furbizia sopraffina,
Era questo un suo dono naturale. Invece le virtù non si trovano in tutti gli uomini e si perdono col peccato. Nei demoni noi abbiamo delle condizioni naturali che sono, ad esempio, la loro perfezione intellettiva. Nell'uomo c'è un dono naturale che è la ragione, ma le virtù, che non sono un dono naturale nella loro completezza, si perdono nel momento in cui si va contro la volontà di Dio. Perciò non si trovano nell'uomo per natura, ma allora per natura che cosa si trova? Qui, come al solito, nell'equilibrio di Tommaso, e non mi stancherò mai di metterlo in evidenza, anche se c'è chi parla senza mai aver letto un articolo del Sommo Teologo, perché oggi ci si è abituati a parlare, prende in considerazione i vari pensieri che sono scaturiti dalla storia della filosofia. E in modo particolare gli stoici, Platone e poi Aristotele. Alcuni affermano che sono totalmente dall'interno. Totalmente dall'interno. C'è questa fiamma che agisce nella prospettiva stoica. Su Anassagora non so, non mi ricordo. Empedocle Anassagora, non mi ricordo di questa citazione, ma probabilmente Tommaso aveva conosciuto questa verità da Aristotele. Comunque, negli stoici c'è questa fiammella, questo logos che informa di sé tutto e genera in ogni essere, in ogni ente, la perfezione, che è poi quella che può essere definita provvidenza, l'ordine del mondo. Questo logos è presente in ognuno di noi, quindi non arriva dall'esterno, è in noi. Per Platone è tutto il contrario. È tutto il contrario perché le idee sono là, nell'iperuranio. E perciò devono essere riscoperte in questa salita, in questa dialettica. Aristotele invece afferma che queste forme corporee sono in parte interne, nel cuore dell'uomo, in parte provengono dall'esterno. E lo stesso vale per la scienza, e in riferimento a quello che abbiamo già detto delle virtù. Alcuni affermano che esse sono totalmente dall'interno, come Platone. Soltanto che non sono evidenti per il peso del corpo. Qui abbiamo la contrapposizione anima-corpo, che sarà poi ripresa dai manichei. Il corpo diventa un ostacolo per conoscere. L'anima aveva contemplato nell'iperuranio la bellezza e la perfezione delle idee, però si è dimenticata. Platone è abbastanza in sintonia col suo maestro Socrate. Infatti Socrate, vi ricordate che faceva riferimento all'arte dell'ostetrica. L'ostetrica non dà nulla alla mamma, l'aiuta semplicemente a partorire. Così il filosofo, il maestro, deve semplicemente aiutare il discepolo a ritrovare in sé quello che ha già e che molto spesso, a causa del corpo e della materia, viene dimenticato. Quindi scienza e virtù ci sono già nel cuore, bisogna riscoprirle. A
altri invece affermano che le virtù sono totalmente all'esterno, cioè dell'influsso dell'intelligenza agente. Vi ricordate Avicenna? Vi ricordate la filosofia araba che concepisce un intelletto attivo unico, unico. E dall'intelletto attivo poi i singoli intelletti passivi vengono illuminati. Altri finalmente affermarono che le virtù e le scienze provengono in noi dalla natura come, ecco, questo è importante, questa parola qui, attitudini, ma non nel loro stato perfetto. E questo è in perfetta sintonia col Vangelo. Ognuno di noi ha dei doni e questi doni in una determinata quantità, pensiero di delle parabole di Gesù, a chi è stato dato un talento, 2, 3, 4, 10, e il pensiero di Paolo, ognuno serva, no? Chi ha il dono delle profezie, profetizzi, chi ha il dono delle lingue, parli in lingue, chi ha il dono della... Ecco, ognuno ha un dono, ma è un'attitudine, non è stata ancora perfezionata. Ma guardate che nell'esperienza quotidiana io ho potuto constatare questa verità, quante persone io veramente ho conosciuto che non hanno potuto ottenere né diploma né laurea, però con delle attitudini meravigliose, più capaci di coloro che hanno conseguito quel pezzo di carta. Ci sono delle attitudini che poi naturalmente devono essere perfezionate lungo l'esistenza. C'è quindi nella prospettiva aristotelica e anche in quella tomista un certo innatismo determinato appunto dal concepire delle attitudini, e questo è più rispondente al vero, cioè il pensiero di Aristotele cui Tommaso si conforma. Per averne l'evidenza bisogna considerare che una cosa può dirsi naturale per un uomo in due maniere. Naturale, attenzione, ci può essere una natura specifica e una natura individuale. La natura specifica proviene dalla forma, la natura individuale dalla materia. Che cos'è la natura specifica? Beh, è l'anima razionale. Tutti gli uomini sono caratterizzati da una forma. Questa forma è determinata dall'anima razionale. E la natura individuale, beh, è determinata dal corpo. Per cui Mario differisce da Luigi, da Andrea, da Giacomo. Ciò che appartiene all'uomo in forza dell'anima razionale è naturale per lui secondo la natura specifica. E quello che gli è naturale in forza della determinata complessione del corpo, natura individuale, è per lui naturale secondo la natura individuale. Quindi ci sarà indubbiamente un dono sia in Marco che in Luigi che in Giovanni, che è il dono legato alla natura specifica, alla forma. Tutti e tre hanno come caratteristica nella loro forma la qualità, l'attributo della razionalità. Poi Marco potrà essere più portato alla matematica, Luigi alle lettere, Andrea all'artigianato e via dicendo. Ora, le virtù sono naturali per l'uomo in questi due modi, ma sono allo stato germinale. Usiamo quel vocabolo che è tanto conosciuto in Aristotele, sono potenziali. Se nessuno le porta all'atto, è evidente che questi due modi rimangono germi e non si sviluppano. Secondo la natura specifica, per il fatto che nella sua ragione si trovano naturalmente conosciuti alcuni principi, sia speculativi che pratici. La natura specifica è la razionalità, questa dipende dall'intelletto, abbiamo detto che è qui l'aspetto ancora legato alla visione platonica
dell'innatismo in Aristotele e Tommaso, ci sono delle verità che vengono colte immediatamente, che sono presenti nell'intelletto. Ne abbiamo parlato più di una volta. Il fatto che noi capiamo che la parte è inferiore al tutto. Il fatto che noi capiamo in modo immediato che A non può essere uguale a non A. Secondo la natura individuale, per il fatto che alcuni sono disposti più o meno bene a certe virtù in base alle disposizioni del corpo. E in base a questo uomo, e in base a questo, un uomo possiede un'attitudine naturale alla scienza, un altro alla fortezza, un altro ancora alla temperanza. In maniera molto pratica, senza arrivare alle virtù morali, uno è più capace a utilizzare la penna, l'altro è più capace a utilizzare la cazzuola. Questo è quello che si constata sui ragazzi nelle medie, no? Al di là di quella forma bislacca che è stata imposta nella nostra Italia dagli alla fine anni 60 e poi 70, dove si vuole conformare tutti alla stessa formazione indipendentemente dalle proprie capacità, no? Quindi i primi 10 anni di educazione deve essere uguale per tutti. È la più grande stupidaggine che ci sia. Perché in questo modo noi non sviluppiamo, naturalmente io ricado sempre lì, perché per me pedagogie didattiche sono fondamentali, in questo modo noi non sviluppiamo quei germi che sono caratteristici proprio di un individuo e andiamo a battere, a battere, a battere su altri, dove la persona, il ragazzo, non è assolutamente predisposto. Quindi ci dovrebbe già essere una cernita, come avveniva 50 anni fa, specialmente dopo i primi 5 anni di elementare. Diamo per scontato che i primi 5 anni devono essere uguali per tutti, per dare a tutti quegli strumenti indispensabili, ma poi ci deve essere una differenziazione. E già si capisce, no? Nei primi anni di studio. Naturalmente se l'educatore è attento e non trasforma la scuola in passeggiate nel bosco o magari trasformando l'alunno in ortofruttocultore. Quelle bestialità che oggi girano nella scuola e che partoriscono asini, perché non vengono sviluppati questi germi. E perciò è evidente che in noi le virtù provengono dalla natura come attitudini e predisposizione. Ecco perché noi parliamo qui di innatismo, no? Le virtù sono naturali, certo, da un punto di vista della potenzialità. Insegna che le virtù naturali, castità, giustizia, umiltà, l'uomo le possiede per natura, certo, potenzialmente. Ma poi devono essere perfezionate. E qui c'è la conclusione dell'articolo, non già nella loro perfezione, eccetto le virtù teologali che derivano totalmente dall'esterno. Ma di questo ne parleremo in un secondo momento. Quindi passiamo all'articolo 2. Sembra che le virtù non possano essere causate in noi dalla ripetizione degli atti. È abbastanza delicato questo articolo, però bisogna cercare di capirlo nel suo cuore. Nel Setcontra c'è una citazione di Dionigi che insegna: il bene è più potente del male. Il bene è associato oltretutto all'essere, il male è associato al non essere, perciò è evidente che il bene è più potente del male. Ora, gli atti cattivi causano degli abiti che sono cattivi e sono i vizi. Dunque, a maggior ragione, gli atti buoni possono produrre degli abiti buoni, che sono le virtù. Quindi la ripetizione degli atti può produrre, contrariamente alla tesi sostenuta all'inizio, un abito e quindi una virtù corrispondente. Già sopra abbiamo trattato in generale della produzione degli abiti dagli atti, addirittura abbiamo parlato della necessità dell'esercizio per creare un habitus, una consuetudine, un'abitudine che potesse favorire dunque anche l'azione virtuosa.
Parlando ora in particolare delle virtù, si deve considerare che la virtù perfeziona l'uomo nel bene. E poiché la nozione di bene abbraccia, come dice Sant'Agostino, modo, specie, ordine, ovvero, come dice il libro della Sapienza, numero, peso e misura, il bene, c'è una regola, c'è una ragione, c'è una razionalità, è necessario che il bene venga misurato in base ad una regola. Ecco la necessità dunque che la virtù abbia dei punti di riferimento ben precisi e non semplicemente un atto di autocoscienza, no? Sentiamo un momento come e che cosa mi suggerisce il cuore. Noi siamo stati battezzati, quindi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, siamo stati confermati, magari siamo passati attraverso anche l'Eucaristia. Ebbene, nel nostro cuore c'è lo Spirito, nel nostro cuore c'è Cristo. E sentiamo cosa ci deve dire la presenza della divinità. È così un po' troppo semplice, perché si va incontro a dei grossi pasticci e si crede, parole di Dio, ciò che invece può essere semplicemente un nostro ghirivizio. D'altra parte, molto spesso anche dai cristiani, c'è chi crede di seguire la retta via e contesta e divide e si contrappone agli altri, eppure dice: il mio cuore mi ispira in questo modo. No. Vediamo dunque la ragione umana è un punto di riferimento importante per Tommaso, la ragione umana, ma non perché è umana, ma perché la ragione partecipa della perfezione divina. Quindi la ragione umana è la legge divina, queste sono le regole, ma sostanzialmente la ragione umana si conforma alla legge divina. La ragione umana fa sempre riferimento alla legge divina, ma la legge divina non si esaurisce nella ragione umana. Infatti abbiamo visto che ci sono delle virtù teologali che superano le virtù puramente umane. E poiché la legge divina è una regola superiore, ha un'estensione più vasta, cosicché tutto ciò che è regolato dalla ragione umana è regolato anche dalla legge divina, ma non viceversa. Perciò, le virtù dell'uomo, ordinate al bene, che cade sotto la regola della ragione, ma questo l'abbiamo già ripetuto più volte in altre circostanze, possono essere prodotte dagli atti umani. Perché? Perché questi atti umani si conformano alla ragione, si conformano ad una regola ben precisa, che poi, vedremo, sarà rinforzata e illuminata ulteriormente da quelle tre virtù teologali di cui abbiamo detto. Invece le virtù che ordinano l'uomo al bene, in quanto ricade sotto la legge divina e non sotto la ragione umana, non possono essere causate dagli atti umani, il cui principio è la ragione, ma sono causate in noi dall'azione di Dio. Stiamo parlando della fede, della speranza e della carità. Quelle virtù che noi non potremmo assolutamente attingere se non ci fossero donate gratuitamente da Dio. È bello il pensiero di Dante, riportato direttamente dalla bocca di Virgilio, quando nel limbo immagina di trovare Aristotele, Platone, Socrate, i grandi filosofi dell'antichità, che evidentemente non sono puniti, ma che non ebbero quel dono particolare della virtù teologale e che quindi sì, compresero in parte la verità, ma solo in parte, perché la nostra ragione arriva fino a un certo punto, l'abbiamo visto, ma solo attraverso l'illuminazione divina può avvicinarsi indefinitivamente a ciò che è infinitamente superiore. E che purtroppo ai filosofi di oggi non piace, perché
il soprannaturale, proprio perché è precluso alla semplice ragione umana, dà fastidio. Perciò, nel definire codeste virtù, Sant'Agostino così completa la definizione: che Dio opera in noi senza di noi. Attenzione anche qui a questo proposito, perché questa citazione, se vi ricordate, l'abbiamo già commentata. Non vuol dire che chi si comporta in modo coerente in riferimento alla fede, alla speranza e alla carità ha questo comportamento voluto da Dio, quasi che perda in qualche modo la libertà, la libertà di accogliere queste virtù o di non accoglierle. Il significato di queste parole è un altro, ossia queste virtù sono donate all'uomo senza la partecipazione della sua natura. La natura non partecipa a questa a queste perle preziose che vengono donate all'uomo. Poi naturalmente però l'uomo, dato che ha una volontà libera, le può accogliere come le può rifiutare. Quindi senza di noi vuol dire senza la partecipazione della nostra natura, della nostra ragione. La nostra natura qual è? L'essere animale ragionevole. Allora, qui le obiezioni a questo punto, perché sono difficili queste obiezioni, commentando il detto paolino, tutto quello che non è secondo la fede è peccato. Che vuol dire? Vuol dire che, ma no, leggiamole tutte, perché sono un po' tutte sulla stessa linea. Sant'Agostino: tutta la vita degli infedeli è peccato, e niente bene senza il sommo bene. Dove manca la conoscenza della verità, è falsa la virtù anche nei costumi più eccellenti. Ora, la fede non si può acquistare con le opere, ma è causata in noi da Dio, secondo l'affermazione di San Paolo agli Efesini: per grazia siete stati salvati mediante la fede. Dunque non possiamo acquistare nessuna virtù con l'esercizio delle opere. Non possiamo acquistare la fede, la speranza e la carità semplicemente nella prospettiva di uomini ragionevoli e razionali con questo dono. Perciò tutto deve essere visto in questa prospettiva. Se un uomo, pur comportandosi bene, pur nella sua capacità di eccellere nelle virtù che abbiamo visto, no? Le virtù intellettuali, le virtù operative, le virtù, ebbene, non accetta e chiude la porta a chi bussa nel momento in cui dovrebbe accogliere le tre virtù teologali, è in peccato. Dato che questo dono è offerto a tutti, per Tommaso le idee qui sono molto chiare: chi rifiuta un dono così grande consapevolmente, poi ci sono tutte le eccezioni evidentemente del caso, laddove purtroppo una situazione sociale, una situazione di costrizione psicologica, di consuetudini, di abitudini, eccetera, chi rifiuta un dono così grande consapevolmente e responsabilmente, chiaramente è in peccato. Può essere l'uomo più virtuoso di questo mondo, perché ha dimenticato che il suo conoscere, ecco il peccato di arroganza e di superbia, che è il vecchio peccato, quello che è il peccato d'origine, da solo non può far nulla. Voi mi direte, ma questo è un atto di fede, per poter agire così, quante volte me lo sono sentito dire, tu hai fede, io non ce l'ho, un momento. Io sono dell'idea che se noi ragioniamo attentamente e conosciamo la storia e cerchiamo veramente la verità,
non soltanto quella che ci viene fornita dai mezzi di pseudoinformazione, ci rendiamo conto che questo mondo da solo non può assolutamente perseguire nulla. Tutto si corrompe. Non dipende dal fatto di una Costituzione che potrà essere bellissima e perfetta, non sarà determinato da un genere di governo, ma è proprio intrinseca nell'uomo questo limite per cui senza vite il tralci muoiono. Seconda osservazione: l'uomo non può evitare il peccato senza la grazia di Dio, poiché sta scritto: appresi che non avrei potuto essere continente se Dio non me lo concedeva. Perciò nessuna virtù può essere causata in noi dalla ripetizione degli atti, ma soltanto dal dono di Dio. Momento. Anche se uno ha un abito, non vuol dire che non debba mai peccare, non debba mai cadere nel peccato. Non so se vi ricordate Renzo, che entra in quell'osteria per la prima volta nella sua vita, un po' l'esperienza della giornata, un po' la situazione della sera, la stanchezza, eccetera, si ubriaca e ne combina di cotte di crude. Quando poi il giorno dopo si ritrova solo nella notte a fare il solito esame di coscienza, si rende conto della stupidaggine che ha commesso. E dato che il suo abito era un abito di un ragazzo serio, posato, onesto, quel peccato gli pesa e quel peccato servirà addirittura a confermare la sua innocenza, la sua onestà. Perciò gli atti sono importanti, ma io arrivo addirittura a dire, anche per una persona che ha costituito un habitus, poi ognuno consideri l'habitus che vuole, la virtù che vuole, la continenza, la giustizia, la temperanza, la magnanimità, eccetera, eccetera, nel momento in cui avviene un peccato, sta così male che questo habitus viene confermato ulteriormente. Quindi gli atti sono molto importanti e mi oso addirittura dire che anche il peccato contro un habitus ben costituito lo riconferma. Gli atti che tendono alla virtù non ne raggiungono la perfezione. D'altra parte l'effetto non può essere più perfetto della causa. Dunque la virtù non può essere prodotta dagli atti che la precedono. Che non ci sia la perfezione, siamo d'accordo, ma la risposta è sostanzialmente quella di prima. L'habitus che è prodotto dalla nostra volontà, che vuole conformarsi alla ragione, non è perfetto, non sarà mai perfetto, perché nella natura dell'uomo non c'è nulla di perfetto, ma viene costituito quest'habitus attraverso l'esercizio e attraverso i vari atti. Vedete, quindi leggiamo, come abbiamo già visto, per natura preesistono in noi dei germi o principi delle virtù acquisite. Ecco perché gli atti umani derivano dai principi più alti, possono causare le virtù acquisite nell'uomo attraverso l'esercizio, attraverso quelle operazioni che noi attraverso le quali noi vediamo quelle potenzialità sviluppate e confermate. Andiamo all'articolo 3. L'articolo 3 è particolare. Io nella mia pochezza sostengo l'obiezione. Vediamo un po' di capire. Oltre le virtù teologali, non siano infuse in noi da Dio altre virtù. Quindi, fede, speranza, carità sono infuse direttamente da Dio. Tutte le altre virtù si conseguono attraverso un atto volitivo che si conforma alla ragione.
Io la penso così. Tommaso non la vede in questo modo. Però, a mio vantaggio, c'è questa nota che io ho riportato e che si trova nella Summa. Dunque, si tratta di una verità teologica comune e sicura appoggiata alla rivelazione, alla tradizione patristica, al Magistero della Chiesa, sebbene non sia stata definita. Rimangono a suo sostegno due decisioni dogmatiche, la dichiarazione di Innocenzo III e il Concilio di Vienne, che sanziona, attenzione, non come dogma, in cui si deve credere senza ombra di dubbio, come più probabile, e concorde con la dottrina dei santi e dei teologi moderni, l'opinione che insegna l'infusione in quelli che ricevono il battesimo della grazia e della virtù. E poi ci sono i negatori, Abelardo, Scotto, eccetera. Ossia, il discorso è questo. Oltre alle tre virtù teologali, vengono infuse altre virtù? Secondo Tommaso sì. Secondo l'obiezione no, perché? Dicono le obiezioni, che io condivido. Le virtù intellettuali e morali possono essere causate in noi dai nostri atti, come abbiamo detto. Dunque, non sono prodotte in noi per infusione. Per disporci al bene soprannaturale bastano le virtù teologali, perciò non c'è necessità di altre virtù di origine soprannaturale. La natura non impiega due mezzi quando ne basta uno solo, e molto meno Dio. Ora Dio ha inserito nell'anima nostra i semi, i germi, le potenzialità delle virtù, come dice la glossa. Dunque, non è necessario che causi in noi per infusione altre virtù. Queste obiezioni per me hanno un fondamento. E anche la stessa citazione del Sed Contra per me non è sufficientemente valida per confutare queste obiezioni, laddove Sapienza 8.7 dice: la sapienza divina insegna la temperanza, la giustizia, la prudenza, la fortezza. Certamente sono d'accordo, ma non le produce con un atto di infusione, in modo diretto. Vi spiego poi io come la vedo. Adesso valutiamo il pensiero di Tommaso. Effetti proporzionati corrispondano, è necessario che corrispondano alle loro cause, ai loro principi. Ora, tutte le virtù, sia intellettuali che morali, acquisite mediante i nostri atti, derivano da certi principi naturali preesistenti in noi. Questo l'abbiamo già detto mille volte. Questi germi che vengono sviluppati, no? Attraverso la conoscenza, attraverso la virtù. Ma al posto di codesti principi Dio ci dona le virtù teologali. Proprio al posto no, in ogni modo, ci dona anche le virtù teologali, fede, speranza e carità, che ci indirizzano al fine soprannaturale. E siamo d'accordo. La conclusione di Tommaso è questa. Perciò è necessario che anche a codeste virtù teologali corrispondano altri abiti causati in noi da Dio, i quali stanno alle virtù teologali come le virtù morali e intellettuali stanno ai loro principi naturali. Quindi, nel momento in cui c'è fede, speranza e carità, dice Tommaso, le virtù acquisite prima non sono sufficienti per essere in sintonia con queste tre virtù teologali. Perché io non sono d'accordo? Perché nel momento in cui io ricevo questi tre doni meravigliosi, vedo tutto in una prospettiva differente. Tutto in una prospettiva completamente differente. Cioè, le virtù che avevo prima vengono automaticamente perfezionate, senza che ci sia un'infusione ulteriore. Capite che la fede in un Dio amore, che abbiamo visto genera il Figlio e poi lo Spirito, credere in questo, in questa verità, che è il fondamento della fede cristiana,
porta poi il cristiano, diventato tale, da pure semplice uomo, a comportarsi in modo differente, a rivolgersi a Dio in modo differente. Non più abbiamo le idee Nelly per Uranio, non più la semplice idea del bene, non più semplicemente un motore immobile, ma abbiamo il Dio Yahweh presente. Io ci sono. Ma questa è una conseguenza della fede, della speranza e della carità. Vedremo poi nella questione successiva degli esempi maggiormente chiarificatori. La vita cambia, c'è quella che noi definiamo conversione, ma non per infusione, ma perché le virtù teologali ci fanno vedere le cose in una prospettiva completamente differente. Allora la parsimonia che sta in mezzo all'avarizia e allo sperpero può assumere un altro aspetto, l'aspetto legato alla vita perfetta: donate tutto e seguitemi. Ma non c'è bisogno di un'infusione di un'altra virtù, sono già le tre virtù precedenti, fede, speranza e carità, che illuminano le virtù che io ho già acquisito o che dovrò acquisire. Io la vedo così. Non è, quindi sono più in sintonia con Duscotto, con Occam, che con la tradizione che ritiene, attenzione, che non sto appoggiando un'eresia. È un'opinione questa. È un'opinione. Non è data come dogma che oltre a queste tre virtù l'Onnipotente debba infondere, infonda altre virtù dell'uomo. Perciò possiamo arrivare all'ultimo articolo. Sembra che le virtù infuse non siano differenti nella specie dalle virtù acquisite. Vedete che qui stiamo seguendo il pensiero di Tommaso. Io avevo detto di virtù infuse, secondo me, c'è solo la fede, la speranza e la carità. Le altre virtù, nel momento stesso in cui sono illuminate dalla fede, la speranza e la carità, hanno un altro punto di riferimento e quindi possono cambiare rotta. Quante volte la ragione ha dovuto cambiare rotta nelle nuove scoperte scientifiche, per cui ha dovuto tenere di conto anche altre conoscenze, altre novità, e ha cambiato rotta. Quindi anche da un punto di vista morale, operativo, in questo caso a noi interessa operativo cristiano, nel momento stesso in cui è effettivamente uno cristiano e ha ricevuto in dono le tre virtù teologali, è chiaro che può far cambiare rotta anche alle altre virtù. Comunque, teniamo buono che queste virtù sono infuse, come sostiene nell'articolo 3 Tommaso. La tesi, però, in questo caso non la condivido, cioè che le virtù infuse, io non le chiamerei infuse, ma le virtù trasformate, non siano differenti nella specie dalle virtù acquisite. Dunque, la virtù acquisita e quella infusa, stando alle cose già dette, non differiscono che in ordine all'ultimo fine. Ma gli abiti e gli atti umani sono specificati dal fine prossimo e non dall'ultimo fine. Non è vero. Nel momento stesso in cui c'è una virtù infusa o una virtù, come dico io, illuminata dalla fede, della speranza e della carità, ecco che cambia i rapporti anche con gli oggetti, anche con le persone, con tutto quello che ci circonda. Vedremo meglio nel rispondere. Gli abiti si conoscono dagli atti. Ora, l'atto della temperanza infusa è identico a quello della temperanza acquisita. Non è vero. C'è un'altra temperanza nel momento in cui fede, speranza e carità operano, che è il dominio delle concupiscenze del tatto. Vedremo adesso, ci sono degli esempi che, ad esempio, le concupiscenze del tatto, abbiamo, sapete, tutto quello che è legato
all'alimentazione e al sesso. Nel momento stesso in cui io percorro la strada della fede, della speranza e della carità, ebbene, posso cambiare anche il mio rapporto con l'alimentazione. Vi ricordate, una volta si producevano i fioretti, oggi non mangio quel particolare alimento che mi piace. Oggi, prima di accostarmi a quell'alimento, lo salto, oppure lo riduco, oppure, insomma, vedete, la fede, la speranza e la carità ci pongono in un altro rapporto con l'alimento. Quindi non è vero che la temperanza infusa e la temperanza acquisita fanno muovere le nostre azioni nella stessa maniera. E la stessa cosa vale per la sessualità. Parliamo, il sesso è qualcosa che serve per la procreazione, no? Della specie. Ma c'è qualcuno che proprio in quella direzione può fare la scelta della verginità e quindi di lasciare tutto, come fecero gli apostoli, per seguire. Vi ricordate quando Pietro dice: ma noi abbiamo lasciato la famiglia, abbiamo lasciato i figli, abbiamo lasciato il nostro lavoro, ebbene, che cosa ci aspetterà? Dovreste ricordare anche quella, quale sia stata la risposta di Gesù. Perciò qui il pensiero di Tommaso è molto chiaro. Gli abiti si possono distinguere specificamente in due maniere. Primo, in base alle ragioni formali e specifiche dei loro oggetti, come abbiamo visto. Ora, è evidente che la regola imposta dalla ragione umana in codeste concupiscenze è differente da quella imposta dalla legge divina. Nel mangiare, per esempio, la ragione umana detta di non nuocere alla salute del corpo. Quindi una persona intelligente, anche se non è credente, non si ubriaca, non si abbuffa, non fa degli stravizi, perché segue quel certo equilibrio che le regole della ragione gli dettano. Invece, secondo le regole della legge divina, si richiede che l'uomo, adesso attenzione, è una metafora questa, non prendiamola proprio, maltratti il proprio corpo e lo renda schiavo. Lo renda schiavo a che cosa? Lo renda schiavo a Cristo. Ma ricordiamoci sempre il mio giogo, io preferisco chiarire, anche se queste cose non sono scritte esplicitamente da Tommaso, perché allora certe verità non si mettevano neanche in dubbio. Il mio giogo è leggero e soave. Quindi rendere schiavo è una metafora, ma l'essere schiavi di Cristo vuol dire non essere schiavi di sesso, di droga, di denaro, di tante altre cose, carriera, lavoro, successo. Si è veramente più liberi. Quindi le regole della legge divina cambia l'uomo, ad esempio per quanto riguarda l'alimentazione, mediante l'astinenza dal cibo, dalla bevanda e altre cose consimili. Perciò è evidente che la temperanza infusa o acquisita, come dico io, attraverso il lume della fede, della speranza e della carità, differisce specificamente da quella acquisita semplicemente attraverso il lume della ragione. E lo stesso si dica delle altre virtù. Secondo, gli abiti si possono distinguere specificamente in base ai diversi termini cui sono ordinati. In questo senso il filosofo scrive: le virtù dei cittadini sono diverse in base alle loro buone disposizioni rispetto ai diversi sistemi di governo. Se c'è un'aristocrazia, un'oligarchia, una democrazia, una monarchia, eccetera, eccetera, diverse sono le disposizioni dell'animo nei rapporti con le autorità e nei rapporti tra di loro. E anche in questa maniera differiscono specificamente le virtù morali infuse, le quali fanno sì che gli uomini siano ben disposti, come dice appunto Paolo, concittadini dei santi e familiari di Dio. Allora, nel momento in cui noi siamo illuminati dalla fede, dalla speranza e dalla carità, ecco che comprendiamo che non siamo solo in una condizione di cittadino qui di una particolare nazione,
ma la nostra prospettiva diventa ancora più ampia e in riferimento ai termini, ai fini ultimi, ci scopriamo concittadini dei santi. Attenzione al significato di santi: i santi non sono solo quelli che si trovano all'onore degli altari, i santi sono quelli che hanno accolto e fanno la volontà di Dio attraverso la novella che ci è stata predicata in Cristo, no? E familiari di Dio. Perché familiari di Dio? Perché se noi facciamo la volontà del Cristo, cosa facciamo? Diventiamo figli adottivi. E quindi entriamo quasi in uno stato di familiarità diretta con Dio stesso. Quindi allora i termini sono cambiati. Perciò, nel momento stesso in cui fede, speranza e carità o trasformano le altre virtù o permettono e rendono necessarie altre virtù infuse, noi cambiamo prospettiva sia in riferimento agli oggetti con i quali ogni giorno, oggetto e anche l'altra persona, sono anche gli altri fratelli, sia nei termini ultimi. Non prendiamo in considerazione soltanto i termini immediati, ma dobbiamo considerare anche quei termini ultimi, i fini ultimi, per cui noi abbiamo ricevuto quei doni specifici che abbiamo definito virtù teologali.